A quest'ora è meglio andarcene tutti perché siete stanchissimi, molti mi stanno dicendo, mi raccomando, sintesi. E invece desidererei con voi condividere, spero di poter portare anche un po' di adrenalina, anche se è l'ultimo intervento. Ti ringrazio, Don Massimo, per questo invito. Dovete sapere che dopo 28 anni è la prima volta che la Conferenza Episcopale Italiana mi ha invitato a fare un convegno. Però ne ho fatti quasi 6.000 in tutto il mondo, e qui intanto per capirci. Ho parlato con accademici di altissimo livello, la semplice contadina che in una parrocchia. E dico questo perché nei minuti che mi sono stati concessi desideravo comunicarvi alcune cose, anzi quasi quasi ho rimodificato un po' le slide, nel senso mentali, magari queste le potete vedere gradualmente. E perché, devo essere onesto, io stasera sono felicissimo che voi siete felicissimi. Cioè, siete tutti contenti, felici. Io non mi sento felice, devo dirvi la verità. Non perché non sono un prete felice. Non mi sento felice perché, di fatto, ciò che l'associazione Metere, io personalmente, faccio anche il parroco, soprattutto il parroco, no anche, vivo nella mia parrocchia, nella mia diocesi di Noto, però tanti anni fa, molti anni fa, negli anni 90, ebbi due episodi. Il primo, che una bambina venne a raccontarmi le cose fatte dai grandi, io non capivo, devo essere onesto. La seconda cosa, proprio a Viale Giotto, collegio Premostratense, quindi vi dico anche dove ero, perché studiavo alla Gregoriana, ebbi l'opportunità, per la prima volta nella mia vita, di navigare online. Non so chi di voi nel 91 navigava. Forse qualcuno. È un conto navigare, però in quel navigare, paradossalmente, mi sono imbattuto nelle prime immagini pedopornografiche, 1991. Da lì mi posi tante domande. In questo mondo così invasivo, che già a quel tempo percepivamo anche chi mi collaborava, non solo invadente, ma pervasivo, cioè nel senso che percepii immediatamente che la vita dell'uomo stesse cambiando. Vi faccio una domanda, ma dobbiamo essere onesti e leali nella risposta, se lo desiderate. Chi di voi ha un cellulare? Io non posso alzare la mano, non è che c'è la polizia che fa, no? Chi di voi ha un profilo su un social? Bene. Chi di voi ha letto il contratto quando si è scritto sul profilo? È troppo lungo. Don Massimo dice che si è scritto, ma vi rendete conto? Cioè noi abbiamo fatto un gesto che dicono è tutto gratis, senza rendercene conto di cosa abbiamo consegnato a delle società che non sono di beneficenza. Sono società che, e nessuno mi potrà smentire in questo, sto banalizzando, sono società che utilizzano e vogliono, e lo fanno, va bene, la nostra identità. Più tu immetti, più loro guadagnano. Più tu immetti, più loro diventano solidi. Non è vero che è una società liquida, paradossalmente parlando. È una società molto solida. Più immetti, e loro lucrano. Ma su che cosa? Ma in fondo, io ho visto, l'ho fatto anch'io, io da quando sono stamattina qua ad oggi, ho utilizzato il cellulare 23 volte. Ma non perché non mi interessava, perché ho seguito attentamente, ho fatto anche dei video, li ho postati. Il problema è che anch'io, però senza rendermene conto, tutto ciò che io ho postato, tutto ciò, senza per giunta vostra autorizzazione, ho preso volti, persone, li ho immessi nel web. E appartengono al web. Voi direte, ma no, io posso cancellare.
tu sei convinto, ma non è così. Ora poi ne parleremo, però voglio far capire, voglio far cercare di capire, io non mi sento tanto felice, perché vedete, da quando ho iniziato, abbiamo iniziato con Meter, l'impegno che ci contraddistingue in maniera del tutto particolare contro la pedofilia e la pedopornografia, io voglio porre un'altra domanda. Chi di voi ha mai visto materiale pedopornografico? Quindi, se nessuno ha alzato la mano, io sto parlando a persone che non sanno di quello che io dirò. Cioè, non avete manco la percezione. No, voi direte, ma no, ma non è vero, ma io so che è no, no, vi posso garantire che non avete men che minima percezione di quello che eventualmente io vi dirò brevissimamente. Perché quei bambini che già sono stati abusati e sono stati poi fotografati e videati, hanno un problema di salute che la Chiesa non può fare a meno di prendersela a carico, non soltanto perché sono stati abusati dai preti, perché sono nostri figli e battezzati. Per capirci. Perché se è vero come è vero, io non posso essere felice nella misura in cui penso, un dato ufficialissimo, non posso darvi qui tutti gli elementi, casomai nella mia piccola relazione la lascerò, ecco. E se volete poi di più informazioni basta andare sul nostro sito, leggere i nostri report che non sono numeri statistici ma sono il nostro lavoro, ora magari qualche slide ve la farò vedere. Allora voi capite che di fronte a questi numeri, se è vero come è vero, ci sono in Europa soltanto 18 milioni di minori abusati e facciamo un rapporto 1 a 1, noi abbiamo in Europa 18 milioni di predatori che hanno abusato di minori. Se è vero come è vero, ogni anno noi abbiamo 10 milioni di materiale pedopornografico prodotto, non dal papà e dalla mamma soltanto, o dallo zio o dal cuginetto, ma o non soltanto dall'autoriproduzione e quindi la cosiddetta digitalizzazione del corpo a scopi sessuali. Voi immaginate, ieri sera siamo andati a prendere un tè, una bevanda, e siamo fermati al bar, qua proprio via Croce di Gerusalemme, qua nella via c'era un bar. Siamo fermati e c'era un gruppo di giovani di 13 anni, romani, che erano di un'altra città, un'altra nazione, e ascoltavamo mentre loro parlavano. E le ragazzine, di cui erano 4 più 3 ragazzotti, dicevano, guarda, sai, io mi sono fatto delle foto porno, ora io lo metto in un portale perché so che mi pagheranno. Sto parlando di 6 minorenni vostri, romani, che in maniera quasi del tutto naturale, va bene, raccontavano questo fatto. Cioè dire, io posso benissimo esporre me stesso senza avere la percezione di sé e della sicurezza, e della privacy e della intimità di sé, va bene? E posso io benissimo esporla dove voglio. Allora vedete, però nonostante tutto, ora se le slide possiamo mandarle avanti, nonostante tutto, io credo che dobbiamo, vado avanti. Ecco, Meter nasce perché nasce Meter? Ecco, sì, se ho il telecomando è meglio, se me lo dà, ecco, bene, così mi so muovere meglio, ok, grazie. Aspetta, no, questa è la cosa, penso deve essere, no, neanche questo. Pulsantone, ecco, ok. Allora, noi con Meter, che è nata in una parrocchia l'associazione, non è che è nata a tavolino, da grandi luminari studiosi. Io ero un giovane prete, innamorato dalle nuove tecnologie, negli anni 90 iniziai a navigare, ero in parrocchia e con un gruppo di giovani iniziammo a pensare come rispondere a questa esposizione di pedopornografia. Non esistevano neanche le leggi, non esisteva niente, voi dovete sapere anche questo. Allora abbiamo tentato di dare una configurazione, un servizio pastorale, perché in fondo per noi è un servizio dato alla Chiesa, dato alla società. E abbiamo proprio con l'associazione, che significa Meter madre, va bene, accoglienza, protezione, dato un servizio che si è chiamato OSMOCOP, Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia e la Pedopornografia nel Mondo. Questo servizio è un ufficio altamente specializzato in tecnologia, di cui ci sono
esponenti di spicco per la sicurezza, ma per la programmazione, cioè, quindi non stiamo parlando che ci mettiamo là a chattare, a perdere il tempo, a fare così tanto per passatempo, no, siamo vere e proprie equip anche sparsi nel mondo in cui lavoriamo per capire questo flusso enorme di materiale pedopornografico e fare anche un contrasto al fenomeno, perché non basta soltanto dire vabbè c'è questo discorso, non ve li posso fare vedere, stiamo seguendo da due giorni il caso di una piattaforma tedesca che alcuni hanno pubblicizzato, quindi condiviso in una piattaforma tedesca, 60 video con 60 neonati stuprati. Ecco, voi direte, però io non ve li posso fare vedere, capite cosa voglio dire? Perché voi non lo... cioè, se vi posso fare vedere, però il problema è che non voglio farveli vedere. E allora, che cosa succede? La domanda è, i bambini chi sono, di chi sono, a chi appartengono, perché li hanno abusati, come li hanno abusati, non vi dico, è indicibile, perché hanno fatto i video, perché li hanno messi su una piattaforma telematica, perché in questa piattaforma telematica ci sono scambi da un load, eccetera, come mai, qual è il fine, e vi di seguito. Chi è la responsabilità, il server provider, colui che immette i free host, cioè, quindi, allora capite che è un problema legato moltissimo alla questione, ecco, che ci impone un intervento. Metere anche un centro di ascolti di prima accoglienza, voi tenete conto che in tutti questi anni, negli ultimi 12 anni, abbiamo accolto 1600 vittime, quindi, di abusi sessuali. Cioè, non è che facciamo soltanto siti, mandiamo siti, ora vi farò capire che cosa abbiamo fatto. E il centro di ascolto e prima accoglienza, certamente strutturato con professionisti, e danno un apporto umano ma anche professionale a chi ha avuto questa situazione di deprivazione di sé, perché vedete che un abuso è sempre un abuso, ma un abuso fa morire dentro una parte di sé. Io quando ho scritto da un abuso non si guarisce, molti psichiatri molto più intelligenti di me giustamente mi hanno detto non è vero, lei sta sbagliando. E io invece sostengo, lo documento, che da un abuso non si guarisce, da un abuso si sopravvive. È solo una comunità, ecco, se vogliamo, che è accogliente, che ti protegge, che ti prende, che ti accoglie, che ti accompagna, che ti solleva, che ti risorge. Capite cosa vuol dire? Noi abbiamo ad esempio la nostra Meter, una grande famiglia, tantissime persone abusate che nel loro percorso di vita hanno raggiunto una situazione di felicità, se vogliamo chiamarlo così. Allora capite quanto è importante. E poi abbiamo il nostro polo formativo, abbiamo anche, questo è un impegno fondamentale per la disabilità e l'autismo, vi consiglio, se venite ad Avola, di venire a visitare questi nostri centri, sono eccellenti anche dal punto di vista quasi nel mezzo meridione, quindi che abbiamo investito tantissimo proprio perché ci crediamo all'uomo e vogliamo che le ferite dell'uomo diventino anche le mie ferite, la compartecipazione al dolore dell'uomo e la mia compartecipazione al dolore di Gesù, perché nell'altro vedo Gesù, almeno io ci credo in questo, spero che dopo 30 anni faccio il prete, non abbia sbagliato qualcosa. E allora capite quanto è importante, non è per noi un problema di business, perché molte volte qualcuno può pensare, ma un fatto di no, assolutamente, per noi è un problema proprio di cura, nel vero senso della parola, di assumerci, di caricarci sulle nostre spalle la vita di questi bambini, di queste persone, in tutti i sensi, per anni interi a volte, se necessario. Allora capite, vabbè, la giornata bambini vittime è una giornata che viene celebrata ogni anno a Piazza San Pietro da 22 anni, però anche qui un po' sottotono, ecco, dovremmo forse un po' impegnarci in questo, comunque sia. Questo è uno dei miei ultimi libri, Web Mission, perché nel mondo digitale io ho ritenuto opportuno fin dall'inizio farlo diventare un territorio di missione, con la propria identità. Vedete, questo zero più è in poche parole il simbolo che mi diedero gli hacker americani, ora due sono morti, gli hacker americani, perché mi dissero, guarda Don Fortunato, dato che tu navighi come noi, stai nella rete come noi, sei dentro la rete come noi, siamo noi la rete, non l'ha inventato Mastronardo, l'ha inventato loro, va bene, queste frasi, negli anni 90, e dovete sapere, e devi sapere che tu sei sempre l'uomo con la croce. Dentro il web io sono l'uomo con la croce, sono un prete. Anche qui è fondamentale l'identità con cui noi navighiamo nel mondo del web. Internet ha cambiato l'uomo, certo l'ha cambiato,
molte cose positive, molte cose importanti, se vado veloce, ci fa crescere tantissimo, c'è un'assenza di confini, ecco, il mondo del web è il mondo di tutti, siamo anche qui, in questo momento, dentro il web, senza rendercene conto. Bene, anche forse qualcuno ci sta controllando, non lo sappiamo, le nostre vite sono controllate quotidianamente. Ieri siamo stati in albergo, tutte le telecamere che c'erano, era impressionante. Io mi sono posto la domanda, spero che non ci sia anche in camera, ecco, la telecamera. Ecco, tutto è controllato, tutto è visto, tutto è guardato, perché la logica del guardare è la potenza del web. Se io vi chiedessi, il verbo più importante nei Vangeli qual è? Voi direte amare, Dio è amore, amare, dobbiamo amarci, no? Dovete sapere che il verbo più importante e più elevato è guardare. Benedetto XVI ha fatto una bellissima catechesi sul guardare. Chi non guarda non può amare. Perché chi non guarda è un disattento. Chi non guarda non ti vede. Chi non guarda lo guardò e lo amò e lo baciò. Però lui non volle andare con lui perché era molto ricco. Quindi capite cosa vuol dire? Certo, diciamo, profonde criticità, l'abbiamo detto anche nell'ultimo messaggio per le comunicazioni, si dice non diventi internet, digitale, un luogo di filimo, un luogo umano, dove ci siano relazioni umane. Certo, non è che sia tanto facile avere relazioni umane nel web, per tante ragioni. Io capisco la grandissima positività, fondamentale, io ci lavoro, ci lavoriamo, e da questo punto di vista nessun problema, però è anche vero che di fatto non pensiamo che il web ci rendi umani. Io non condivido certe posizioni anche di certi nostri confratelli studiosi della cyber teologia su certe sfumature, abbiamo avuto sempre contrasti di scientifici, anche di linguaggio teologico, però io non credo che il web farà il prete digital, non credo che il web farà le comunità digitali, non credo che il web porterà le parrocchie digitali, non credo, capite? Perché non ha questa funzione il web. Il web ha tutt'altra funzione. Mi sembra, quale funzione ha? È anche questo. Il secondo fondatore di Facebook ha detto una cosa interessante. Quando un social arriva ad avere 2 miliardi di utenti iscritti, noi non abbiamo più il controllo di ciò che abbiamo creato. E non abbiamo neanche il controllo. Ad oggi non c'è nessuna ricerca scientifica certa che possa dire il danno al cervello digitale che abbiamo creato ai bambini. Perché noi abbiamo due cervelli, il nostro cervello e il cervello digitale. Ora qui il problema si pone, che non sta a me, io faccio lo storico, quindi però si pone da questo punto di vista. Allora comprendete quanto è importante, ecco, le profonde criticità. Ecco, l'insicurezza si infiltra. E quando l'insicurezza si infiltra, l'infelicità si radica in Indra, che non è solo un luogo di reti, di fili, ma di persone umana. L'infelicità reale e digitale. L'ho sintetizzata in questa bellissima frase che vi consiglio di leggere, di Bauman. Io ho avuto l'onore, veramente l'onore, di aver conosciuto Bill Gates, Zuckerberg, Bauman. Mi ricordo Bill Gates in un'assemblea a Milano disse... abbiamo sbagliato tutto, testuali parole, abbiamo sbagliato tutto. Ecco, e questo ha fatto riflettere e sta facendo riflettere i guru, ecco, del web. E in effetti Bauman dice che la felicità inizia a casa. È una cosa banale. In contatto con altre persone, non su internet. È una cosa semplicissima. Forse dovremmo recuperare, io la ringrazio, ha detto quello che ha detto, perché è vero, vado veloce e finisco. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle periferie digitali. Anche questo concetto di periferia digitale, che ormai lo utilizzano in tanti, però non è che si vanti nel Signore. Vabbè, non è che perché io voglio dirlo. Però l'ho inventata io, negli anni 90. Ci sono studi su questa definizione, periferie digitali, che non si intendono il fatto perché mi manca internet in parrocchia o perché io devo creare un servizio per la conoscenza. No, le periferie digitali sono proprio quando noi naufraghiamo senza rendercene conto, quando noi stranamente o consapevolmente o inconsapevolmente andiamo a finire in questi mondi di cui noi non sappiamo più uscirne. Va bene? Perché è così?
è il Deep Web, non so se voi conoscete questo mondo che è quasi 700 volte più grande del web conosciuto. Noi lo navighiamo perché si può navigare, ma certamente è un mondo enorme, infinito, sconfinato, di cui forse ancora non sappiamo. E sapete il paradosso del Deep Web qual è? Chi l'ha inventato? Una fondazione a scopi umanitari. Forse non lo sapevate. Una fondazione americana per scopi umanitari. E quindi alla faccia dell'umanitario, che non ha niente a che vedere con l'umanitario Deep Web, per la sua natura, la sua struttura e la sua anonimicità. Allora voi capite che dentro queste periferie digitali noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato, e troviamo ogni giorno, cos'è la slide, la facciamo vedere, tanto materiale. Materiale che raccoglie la vita dei bambini violati. Quando noi parliamo di pedopornografia, voi dovete sapere che noi intendiamo semplicemente abusi sessuali su bambini prepuberi, quindi massimo 12-13 anni. Quindi tutto questo materiale, questi numeri, che sono foto o eventualmente video, non sono altro che la rappresentazione dell'abuso già attuato e avvenuto di bambini prepuberi. L'anno scorso li abbiamo trovati come foto più di 2 milioni, bene, e più come video quasi 1 milione. Tenete conto che in tutti gli anni della nostra attività abbiamo noi denunciato più di 20 milioni di foto e 10 milioni di video, che corrispondono a 23 milioni di bambini prepuberi, con la fascia dell'infantofilia, che sono i neonati. Allora, voi capite che è un problema molto legato a, perché internet cosa ha permesso? La globalizzazione di un fenomeno magari ristretto. Ha fatto sì che, anche Bauman dice, che si sono create non le community, le congreghe. C'è una parola bellissima di Bauman che dice si sono inventati le congreghe del male. Cioè dove è possibile nell'anonimicità poter trovare la possibilità di contatti dove posso veramente cercare, trovare e ottenere tutte le possibili questioni legate ovviamente allo sfruttamento sessuale dei bambini. Tenete conto che l'Italia è la prima nazione al mondo che varò nel 1997, che votò una mozione al Parlamento. Non è per chi si vanti nel Signore, ma è bene dirle queste cose, così quando uno muore magari rimane qualcosa. Quella mozione, la prima al mondo, che poi produsse l'impegno dello Stato italiano per le nuove leggi, del 98, eccetera, come nuove forme di schiavitù, porta il nome del prete che vi sta parlando. La prima mozione al mondo. Da quella mozione si sono sviluppate tutte le leggi nel mondo. Allora, per dirvi che quando uno guarda le cose, se li prende a carico, cerca di dare una risposta, dà, la Chiesa è una comunità di redenti, è una comunità che deve dare speranza, è una comunità che non può permettersi di guardare e voltarsi indietro, è una comunità che nel momento in cui tu hai guardato hai cercato di dare delle risposte, hai cercato di offrire una possibilità di salvezza a qualcuno. Bene, non a tutti i bambini, mentre io sto parlando chissà cosa sta succedendo, però questa è la cosiddetta pastorale digitale, cioè dove noi possiamo essere presenti concretamente in questi mondi per far sì che coloro che sono naufragati possano trovare una grande speranza, un porto dove bussare, possono trovare, perché no, dei samaritani digitali. Vi faccio una domanda, forse mi contrasterete, Don Maurizio. Ma il samaritano, ma in ultima analisi, che ha fatto? Cioè noi lo esaltiamo, giustamente, ma di fatto che cosa ha fatto? Ha solo, si è accorto, ha guardato, un malcapitato, se l'ha caricato, ma non è che l'ha curato lui. Lui non aveva nessuna competenza, il samaritano, l'ha portato dal locandiere, guariscilo, poi passerò e ti pagherò. Lo ha guarito il locandiere. Ecco allora gli operatori nel web e nella realtà, capaci di essere capaci di guarire le ferite di un abuso, le ferite anche di un abusatore. Perché l'abusatore, guardate, noi ne abbiamo fatto arrestare in tutti questi anni più di 700. E ne sono stati denunciati nel mondo più di 40.000, con 23 operazioni nazionali. Non ci stiamo vantando.
perché questo ci ha permesso di dare una risposta concreta alle vittime, perché alcune almeno le abbiamo salvate, liberate, e a qualcun altro che ha fatto l'abusatore o il pedopornografo di essere fermato e illuminato per quanto è possibile. Se andate a leggere un bellissimo libro fatto da due vostre colleghe psicologhe e psicoterapeute, Il tarlo e la quercia, dove c'è anche una mia lunga prefazione, è un lavoro fatto al carcere di Cavadonna con gli abusatori. Su 48 soltanto 5 sono venuti, ma su 5 si è sviluppato quello che loro hanno perso, il senso della vergogna, del rossore. Da lì è partito tutta la loro redenzione. Allora capite che tutto ciò è devo finire? Tutto ciò è, se devo finire ditemi, tutto ciò è devo finire. Tutto ciò è possibile, non so se rendo l'idea. Quindi facciamo sì che attraverso la possibilità di abitare questi luoghi digitali con autenticità, con verità, ecco, noi possiamo dare speranza a chi eventualmente richiede speranza. Due piccole pietruzze, storielle, ve le voglio raccontare anch'io. La prima è una cosa molto semplice, perché vedete, la libertà è felicità. E che cos'è questa libertà che è felicità? Un giorno vennero dei carabinieri da Vittorio Veneto perché avevano trovato dei buchi fotografici da parte di un signore che faceva il governante, il babysitter che andava per le famiglie bene d'Italia. Allora andando questo, hanno visto queste fotografie, non sono riusciti a identificare tutti i bambini che lui abusava durante le vacanze delle famiglie. Allora, e che fotografava. Vennero da noi e disse: guardi, ci potete aiutare? Vedete se riuscite anche voi. Ho detto, va bene, ci proviamo, ci tentiamo. Allora facciamo scorrere le foto e il nostro sguardo, ecco, guardare, il nostro sguardo va a cadere su una particolare di un quadro, di un quadretto, con un piede e un sandalo e l'estremità di un bastone. La fortuna volle che io ho insegnato iconografia antica e allora subito ho detto, oh, ma guarda, quello che è il piede è il sandalo di un santo. Quello dice, ma di un santo? Dico, è un santo. E San Corrado Confalonieri. Vi dico dove viene venerato e da dove proviene. Piacenza, viene venerato a Pachino, a Noto, a Catania, e vi di seguito. Allora disse, interessante questa cosa, noi non ce ne eravamo accorti. Ecco, il guardare una foto, una semplice foto, di una bambina con capelli rossi e del fratellino accanto, nudi, messi in quella tavolozza, con questo... vabbè. E quindi, capite? Allora accade che, guardando la foto, ha detto, guarda, andiamo a scuola. Vediamo se sono studenti della città di Noto o di Pachino. E andiamo a scuola. Facciamo vedere la foto e una maestra anziana dice, oh, guarda, ma questa è Veronica. Veronica? Ma è qui a scuola? No, no, ma guardi, questa bambina è da 15 anni che non c'è più. Allora ci dicono l'indirizzo, facciamo quello che dobbiamo fare, busso, bussiamo due poliziotti, le nostre psicologhe, io, bussiamo e si apre la porta. E viene questa ragazza, bellissima, non disprezzando le presenti, bellissima ragazza, capelli rossi, e guardate cosa mi dice. Ti aspettavo da 15 anni. Oggi tu mi hai dato la libertà. La seconda storiella, e finisco veramente, è la storiella di Carlos. Io non sono mai stato in Brasile. Per 5 anni mi hanno interdetto di andare in Brasile. Beati loro che ci vanno a farsi i bagni. Però io, perché? Perché è successo che ci siamo accorti di alcuni bambini che venivano violati in internet, attraverso una piattaforma, che venivano violati da animali e da adulti. Allora ci siamo posti, ma com'è possibile questa cosa? Potevamo dire, ma abbiamo capito che era verso il Brasile, e mandammo un'email senza rogatori internazionali al capitano Marcello Mauro de Silva Lima. Guardate, io sto raccontando libri, eh? La nostra storia è una storia viva, cioè non sono libri, non sono... Posso fare, li ho scritti tanti libri, ma non è questo il problema. Ciò significa che apprezzo chi scrive libri, ovviamente. Ma la questione è un'altra. Guardando questi bambini, mandando queste mail, fanno un'indagine. Se voi andate nella stampa del 1999 del Brasile e di tutto il mondo, si scopre questa grande operazione.
Sapete, con un'email quanti bambini abbiamo liberato? E lui poi mi scrisse, Carlos, 100, esattamente 158 bambini. Io ero in Sicilia, non sono mai stato in Brasile. Però nessuno si era accorto che quei bambini, che erano delle favele, se qualcuno andava anche nell'istituto di suore, con questi quattro personaggi borghesi, ricchi, va bene, che li sfruttavano e vendevano poi il materiale anche in tutta l'Europa. Ebbene, quando Carlos mi scrive e mi dice, sai Don Fortunato, tu mi hai liberato e mi hai dato e mi hai reso felice, ero un bel ragazzone, bello, un bell'uomo, e mi hai reso felice perché liberarmi hai reso della mia vita schiava una possibilità di felicità. Allora capite, posso continuare, all'infinito. Abbiamo noi tanti di quella storia. E allora che il Signore ci possa dare il vigore per capire che dentro il mondo digitale non è una vita irreale, è una vita reale, perché digitale siamo noi. Grazie.